Match Winner ha un nome e un cognome che conoscono molto bene, se non ricordo male, a Pontedera, ma era il Montevarchi, i minuti finali erano gli stessi, il risultato è lo stesso, complimenti a Paolo Frascati. Grazie, grazie. Beh, hai carta bianca per raccontarci quei 10 secondi. No, è una posizione quando gioco a 4 che quando magari si va un po' all'arrembaggio mi piace, quindi mi accentro su, diciamo, lo spigolo dell'area, anche un po' più lontano, vedo dove posso posizionarmi e poi comunque quel tiro penso di averlo nelle mie corde. Era un po' di esultanza polemica perché non hai sorriso, forse hai detto non mi è andata tanto bene in questi mesi, me lo meritavo. Ma sicuramente un po' di sfogo perché comunque è stato un periodo difficile per me, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo e sempre concentrato su quello che dovevo fare e determinato a dare il mio contributo. Gli ultimi 20 minuti, un bel Pescara, all'inizio avete sofferto Paolo? Sì, non è facile, hai visto anche tu il campo qui, è comunque sia l'atmosfera che il campo piccolo non ti permettono a volte di fraseggiare bene, poi loro il secondo tempo si sono abbassati quindi ci ha permesso di prendere un po' l'inerzia. Questa è stata la mia sensazione al campo quei minuti, che potevamo spingere nonostante comunque non eravamo in superiorità numerica, ma sembrava, e poi anche un po' di coraggio, voglia di vincerla. Noi a inizio campionato di queste ne abbiamo vinte tante. Un appello per chiudere ai tifosi per martedì sera: servono i numeri importanti sugli spalti? Speriamo, perché sicuramente anche oggi quelli che sono venuti è incredibile, comunque venire fino a Olbia penso sia una dimostrazione d'affetto incredibile, quindi più sono numerosi e più ci aiutano.